Cari amiche, cari amici, buonasera e bentornati al nostro appuntamento con Sportello Pensioni, la trasmissione dei pensionati CISL del Piemonte. Come ormai succede da diversi anni, anche nel 2021 la FNP del Piemonte sostiene l'AISM in occasione della campagna per i lasciti testamentari. Quest'anno, ovviamente, a causa della pandemia, non sarà possibile organizzare i consueti incontri sul territorio, ma ci sarà un unico grande evento nazionale in collaborazione con il notariato. Abbiamo invitato questa sera in trasmissione il presidente dell'AISM Francesco Vacca. Lo salutiamo, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, grazie. E il notaio Rosaria Bono, anche lei in collegamento, buonasera. Buonasera, Li conoscete buonasera. già perché sono stati ospiti già diverse volte nella nostra trasmissione. Con loro parleremo proprio di questa campagna. Come tutte le settimane, in studio con me c'è anche Giorgio Melelli, il nostro esperto di Buonasera. previdenza. Risponderà alle vostre telefonate un pochino più avanti nel corso della trasmissione. Comunque vi ricordo il numero che è 011-9575-798. Allora, per introdurre l'argomento di questa puntata, chiederei alla regia di mandare in onda un breve video che ci spiega appunto questa campagna per i lasciti testamentari. Io sono accoglienza. Io sono assistenza. Io sono riabilitazione. Io sono ricerca. Io sono quella cura che ancora non c'è. Il futuro delle persone con sclerosi multipla non è scritto. Lo puoi scrivere anche tu, come noi, con un lascito ad AISM. Il mio presente è la sclerosi multipla. Il mio futuro sei tu. Diventa futuro. Fai un lascito a favore di AISM. Ecco allora, Presidente Vacca, in questo video abbiamo visto proprio il lancio della campagna dei lasciti. Quest'anno, come abbiamo detto, non sarà possibile organizzare gli eventi consueti della settimana, ma un'unica grande giornata nazionale. Dico bene? Perfetto, sì, per colpa della pandemia non riusciamo a fare i soliti incontri territoriali. Abbiamo deciso quindi, nella 18ª edizione, di lanciare una giornata nazionale dei lasciti. Che si terrà Si poi il... svolgerà prego, sì. il 29 di gennaio, sì. Ci Benissimo, quindi saranno venerdì alcuni prossimo. notai, esatto. Quindi io voglio, mi permetta di ringraziare subito il Consiglio Nazionale del Notariato che è sempre al nostro fianco. Certo. Però voglio ringraziare anche la FNP, soprattutto in questo caso la CISL Piemonte, perché tutti gli anni ci ospitate. Noi sono parecchi anni che ci conosciamo Certo. e che raccontiamo di questo importante appuntamento che può veramente cambiare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla, soprattutto nella ricerca e nell'assistenza. Ecco, perché i lasciti sono così importanti per AISM? Allora, innanzitutto tengo a precisare che un lascito può essere di grande o di piccola entità, non ha importanza, perché anche con poco si dice che con una goccia per volta si fa un oceano. È importantissimo perché noi riusciamo a finanziare delle borse di studio per i ricercatori che possono trovare nuove terapie, possono trovare nuove molecole che ci possono portare alla risoluzione finale della sclerosi multipla, quindi trovare una cura. Ci permettono di fare assistenza sul territorio. In questo periodo di Covid è stato importantissimo non abbandonare le persone. Questo distanziamento sociale ha veramente devastato le persone più fragili. Quindi è un testamento con un lascito solidale, viene innanzitutto ricondensato, viene nel nostro bilancio sociale, perché noi siamo trasparenti in tutto, in tutto. E quindi è lasciare anche un segno della propria vita anche dopo, anche dopo. È un po' un fanalino di coda l'Italia sui lasciti solidali, Non è però ancora una questo è pratica anche.
molto diffusa. No, però questa settimana è anche un momento di sensibilizzazione, certo, proprio per far sì che le persone capiscano l'importanza di un lascito solidale. Assolutamente, poi approfondiremo meglio con il notaio quali sono le procedure per fare un lascito e per fare il testamento. Vediamo però invece di approfondire che cos'è AISM e che cosa fa, perché è vero che noi tutti gli anni rinnoviamo questo appuntamento, però magari ci sono dei telespettatori che non conoscono ancora la vostra associazione. Certo, certo, assolutamente. Noi siamo molto capillari, perché io tengo a precisare che AISM ha 98 sezioni in tutta Italia, ci sono i coordinamenti regionali, ci sono i gruppi operativi, perché noi vogliamo essere dove le persone con sclerosi multipla sono. Noi vogliamo dare risposte concrete alle persone con sclerosi multipla, agiamo a 360 gradi nella sclerosi multipla, perché noi ci occupiamo di assistenza, ci occupiamo di caregiver, ma soprattutto ci occupiamo di ricerca scientifica e di affermazione dei diritti. La sclerosi multipla purtroppo è una grave patologia del sistema nervoso centrale che colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni, però abbiamo anche purtroppo dei casi pediatrici. Oggi in Italia sono 126.000 le persone con sclerosi multipla. Calcolate che ogni 3-4 ore a una persona viene diagnosticata la sclerosi multipla. Quindi noi pensiamo che il nostro polo specialistico di Genova, dove è stato possibile realizzare una struttura attrezzata in cui si svolgono attività di ricerca all'avanguardia in ambito riabilitativo e sono garantiti servizi di riabilitazione alle persone con sclerosi multipla e patologie similari, preciso. Ecco, questo centro, voglio dire, all'avanguardia in Europa, è stato realizzato grazie a un lascito solidale. Volevo solo aggiungere un piccolo numero. Certo. Nel 2019 abbiamo ricevuto 25 lasciti per circa quasi 2 milioni di euro. Ecco, quindi questo ci permetterà di acquistare mezzi attrezzati per poter portare le persone a fare visite specialistiche, per poter andare a fare fisioterapia, per andare a ritirare i farmaci, supporto psicologico, ma soprattutto ricerca scientifica. Benissimo, è importante anche dare questi dati, perché così si sensibilizza la cittadinanza su un tema che è veramente importante, perché abbiamo visto che ogni donazione, anche quelle piccole, possono fare la differenza per la ricerca che nella cura di questa malattia è fondamentale. Assolutamente sì, perché pensi che con poche migliaia di euro si riesce ad attivare in un anno uno sportello che dà risposte concrete alle persone con sclerosi multipla, che comunque chiedono notizie, quali sono gli specialisti, certo, anche semplicemente pratiche per l'invalidità civile, per i... Sì, sì, sappiamo benissimo anche noi in questa trasmissione quanto è difficile orientarsi nella burocrazia e quanto siano importanti questi sportelli che orientano e danno una mano concretamente. Ecco, allora ricordiamo ancora una volta l'appuntamento di venerdì 29 gennaio, sarà ovviamente online, perché online. Queste sono le condizioni imposte dall'emergenza. Alle 17.30 io vi invito di iscrivervi al sito. Esatto, adesso la regia ci sta proponendo proprio la locandina dell'iniziativa. Perfetto. E collegandosi al sito dell'AISM si può iscriversi proprio per partecipare. Sì, 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 esatto, per partecipare. Poi si può anche telefonare al numero verde. Perfetto, che per richiedere la guida sui lasciti, che viene spiegata in maniera molto semplice e si danno molte notizie, e la guida è gratuita, viene spedita in maniera gratuita alle persone che ne fanno richiesta. Perfetto, quindi per chi vuole saperne di più si può chiamare il numero verde oppure collegarsi al sito dell'AISM, dove si trovano tutte le informazioni necessarie.
Esatto. Benissimo, allora noi chiamiamo adesso in causa il notaio Rosaria Bono, così vediamo di capire meglio con lei innanzitutto qual è il ruolo del Consiglio Nazionale del Notariato in questa iniziativa. Bene, buonasera a tutti, grazie ancora per questo invito, quest'anno siamo di nuovo qui, sono di nuovo qui. Mi fa molto piacere, vi porto anche saluti a noi di tutti i notai d'Italia. Grazie. Allora, i notai sono vicini all'AISM dal 2004, ormai sono tantissimi anni, li abbiamo affiancati negli anni scorsi nelle giornate in giro per l'Italia in cui siamo incontrati, e quest'anno invece lo facciamo attraverso questo nuovo strumento, proveremo a farlo insieme. E com'era il nostro compito? Il nostro compito era quello di dare delle spiegazioni semplici e però nello stesso tempo competenti. Quindi noi siamo dei soggetti preparati su questi argomenti e nello stesso tempo i soggetti terzi indipendenti, quindi una persona si può confidare, può avere delle risposte tipo da parte dei notai senza andare a chiedere delle informazioni magari frammentarie in giro e magari tutto corretto, o avere dei sospetti che magari qualcuno possa raccontare una cosa non del tutto non precisa vera o sbagliare. Quindi in questo modo abbiamo prima aiutato AISM a preparare la guida sui lasciti e poi siamo sempre di fianco a loro. Per noi è importante anche perché vogliamo fare un'azione culturale sui lasciti. In Italia, come diceva il presidente Vacca, poche persone si dedicano ai lasciti solidali, poche persone fanno testamento, e quindi cambiare questa mentalità e insegnare un pochino agli italiani che si può lasciare un segno per la fine della propria vita, anche per il dopo di noi, è qualcosa a cui teniamo in particolare. Ecco, in proposito, ci può dare qualche dato proprio sulla situazione italiana per quanto riguarda testamenti e lasciti? Allora, come dicevamo prima e come accennava il Presidente, in Italia si fanno pochi testamenti. Siamo il paese che fa meno testamenti e, se dobbiamo dire, fanno più testamento le donne piuttosto che gli uomini, forse anche per una questione demografica. Le donne hanno un'età media più lunga, spesso restano da sole e quindi sono più propense a fare testamento. Ecco. È molto importante far capire che la propria successione deve essere pianificata. Il testamento è uno strumento di pianificazione del dopo di noi, in cui si può decidere di far continuare le nostre attività in un momento successivo. Devo dire che questa azione culturale sta dando dei frutti, perché negli anni i lasciti sono aumentati, i testamenti in generale e i lasciti solidali. Quest'anno la pandemia sono aumentati ulteriormente, perché tra gli over 50 l'11% ha dichiarato di aver pensato di fare un lascito solidale in seguito all'emergenza del Covid-19. Quindi mi pare una cosa abbastanza rilevante. Ecco, ha portato una riflessione, diciamo, sicuramente questo momento particolare che stiamo attraversando. Abbiamo visto tante donazioni solidali dagli influencer alla protezione civile, tante sono state le donazioni, ma questo ha anche fatto pensare che oltre alla donazione immediata si possa fare qualcosa anche per il futuro, per la ricerca, per le malattie. Quindi i lasciti solidali sono decisamente entrati nel pensiero delle persone. Ecco. E come diceva il Presidente, anche un piccolissimo lascito può aiutare, tante gocce insieme fanno un progetto. Ecco, benissimo, è importante sottolineare che ognuno, in base appunto alle proprie possibilità, può dare il proprio contributo e tutti fanno la differenza. Vediamo allora magari un pochino più nello specifico quali sono le modalità per fare testamento e per lasciare anche un lascito. Allora, innanzitutto diciamo che cos'è un lascito solidale. Il lascito solidale è lo strumento che consente di... Cos'è un lascito? Il lascito è uno strumento che consente di destinare una parte dei propri beni a dei progetti sociali in cui si crede, e questo va introdotto all'interno di un testamento, perché la donazione è un qualcosa che si fa in vita, è immediatamente efficace, il testamento è qualcosa che si proietta dopo la nostra. E si può decidere di destinare una parte dei propri beni ad un progetto, a una persona, a un ente, o un progetto che potrà crescere.
come si fa all'interno di un testamento, come abbiamo detto, testamento che ha tre forme, può essere fatta in forma di testamento olografo, di testamento pubblico o di testamento segreto. Se noi vogliamo semplificare e spiegare brevemente cosa sono questi tre tipi di testamento, possiamo dire che il testamento olografo è il testamento scritto da una persona di suo pugno, datato e sottoscritto. Questi sono gli elementi essenziali. Sostanzialmente la persona deve scrivere senza utilizzare computer o telefonini o altri strumenti e può esprimere le proprie volontà nella maniera più semplice possibile, anche con parole irrituali. Poi però andiamo a vedere quali sono i possibili problemi di un testamento olografo. Il testamento pubblico invece non è un testamento che viene reso pubblico, è pubblico perché è un atto scritto dal pubblico ufficiale, dal notaio, è un atto pubblico in quel senso, quindi non può essere consultato da altre persone, è una cosa che rimane tra notaio e testatore fino al momento della morte. Poi il testamento segreto invece è un testamento scritto dalla persona e consegnato in busta chiusa al notaio, che lo conserva redigendone un verbale. Diciamo che i vantaggi del testamento olografo ovviamente sono quelli della sua semplicità, la sua immediatezza. I rischi sono quelli di sbagliare nello scrivere, perché sono comunque cose tecniche abbastanza complesse. E anche Melelli lo dice sempre, che bisogna evitare il fai da te, perché si incorre più facilmente in errore. E certo, se noi vogliamo essere sicuri che le nostre volontà arrivino a compimento, bisogna che farlo bene, testamento. Se si fanno errori poi non si ottiene il risultato voluto. Esatto. Quindi questo è il vantaggio e lo svantaggio. L'altro svantaggio è la possibilità che vada perso, perché se il testamento è affidato a un notaio non si perde, se si lascia in un cassetto di casa può perdersi involontariamente o purtroppo anche volontariamente, morte, se qualcuno, certo, lo fa scomparire. E il vantaggio del testamento pubblico, ovviamente, se il notaio se ne assume la responsabilità, c'è un filtro tecnico per cui il notaio scrive le disposizioni nella maniera più corretta, non è indispensabile, perché quando una persona è in grado di farlo da solo può il testamento olografo, sicuramente il testamento pubblico non si perde e non è scritto in maniera magari non sbagliata ma neppure equivoca, come potrebbe essere un testamento ecco, olografo. Una curiosità, qual è la forma più diffusa? Sicuramente quella del testamento olografo. Il testamento segreto quasi non esiste e il testamento pubblico ancora poco. Poche persone vanno. Diciamo una cosa per cui alcuni sono scettici, magari sono timorosi nei confronti del testamento pubblico, che il testamento pubblico, quello fatto dal notaio, può essere cambiato in ogni momento come il testamento olografo. Io lo posso ritirare, revocare dal notaio con un altro testamento pubblico, lo posso modificare, ma posso anche revocarlo con un testamento olografo. Io posso semplicemente con un olografo scrivere che revoco quanto avevo disposto nel testamento del notaio bono. Quindi non cambia, il principio è sempre quello della possibilità di cambiare idea in qualunque momento. Ecco. Questa possibilità di poter cambiare idea in qualunque momento, ad esempio, giustifica il divieto dei contratti successori nel nostro sistema. In Italia non si possono fare i patti successori. I patti successori sarebbero un accordo tra gli eredi o tra gli eredi e il testatore per dividere l'eredità. Se noi facessimo questo, poi il testatore non potrebbe più cambiare idea. Magari gli eredi si comportano male o la vita cambia o certo, subentra un interesse, una malattia, e quindi cioè, deve essere sempre la libertà di cambiare idea. E questo fa sì che appunto non siano validi i contratti successori. Ecco, benissimo. Vediamo quali sono gli errori più ricorrenti che invece sarebbe bene evitare, anche poi in funzione di un lascito. Allora, gli errori più ricorrenti, ad esempio, sono quelli del testamento congiuntivo o del testamento reciproco, cioè due persone non possono fare testamento insieme. Ognuno deve fare il testamento, è un atto personalissimo, quindi ciascuno deve fare il proprio testamento. Questo proprio per il motivo di prima, perché uno non deve essere condizionato, deve essere libero, deve poter cambiare idea. Quindi non si può fare testamenti insieme, come non si può fare un testamento reciproco, cioè condizionato al lascito l'uno dell'altro.
lascio a te perché tu lasci a me, no, perché magari muore una persona e quella che rimane dopo può voler disporre in un altro modo e quindi deve essere sempre libero di fare il testamento come vuole. Gli altri errori frequenti, e sono la cosa più pericolosa per cui spesso vi diciamo fatevi consigliare dal notaio, sono quelli di ledere i diritti dei propri familiari. Noi penso che più o meno tutti sappiano che la legge riserva, si preoccupa della famiglia, si preoccupa dei nostri parenti più stretti e riserva una parte di eredità ai figli o ai figli dei figli, i propri discendenti in linea retta o al coniuge, anche al coniuge separato. Questi soggetti non possono essere diseredati, si chiamano legittimari e a loro infatti viene data una parte di eredità che si chiama legittimo riserva. Allora, quando noi facciamo testamento dobbiamo rispettare questi diritti, cioè la legge ha due esigenze che vuole contemperare: da un lato la tutela della famiglia e dall'altra la libertà testamentaria. Bisogna fare le cose per bene in modo tale da poter riservare una parte del patrimonio ai propri familiari e destinare quella parte libera che si chiama disponibile ai lasciti a favore di altri soggetti o anche ai lasciti solidali. Certo. Questo è estremamente importante, perché un testamento che lede i diritti dei nostri legittimari è un testamento che può essere soggetto a un'azione giudiziaria che si chiama l'azione di riduzione, per cui il testamento viene, le disposizioni testamentarie vengono ridotte per consegnare ai legittimari, a quegli eredi speciali che abbiamo detto prima, quanto spetta una parte di patrimonio riservato. Certo. Ecco. Se vogliamo dire una cosa, sì, ancora, prego. Non confondiamo i legittimari con gli eredi legittimi. Cioè, i legittimari sono solo figli o i figli dei figli in caso di premorienza e coniuge, e in mancanza di figli gli ascendenti, cioè i nostri genitori o i nostri nonni. I fratelli, le sorelle non sono legittimari. Loro sono gli eredi cosiddetti legittimi, cioè sono quegli eredi che subentrano se noi non facciamo testamento, oppure se noi facciamo testamento solamente parziale, perché noi possiamo fare testamento anche solo per alcuni beni. Tutto ciò di cui non abbiamo disposto ne dispone la legge e lo manda, diciamo, lo devolve agli eredi più vicini. Ecco. Che in caso di mancanza, ecco, di figli, questa... così sono anche fratelli. Ecco, in questa, volevo proprio fare una domanda in questo proposito, un chiarimento, una precisazione. Se due coniugi non hanno figli e uno dei due appunto viene a mancare, i nipoti possono avere delle, accampare dei diritti? Quindi I figli dei figli sicuramente, no, sì. No, intendevo figli di fratelli o sorelle, se non si hanno figli, sì, propri. Allora, se non si hanno figli propri e non si è fatto testamento, l'eredità va ai nostri fratelli e sorelle, ai nostri genitori. Se c'è il coniuge concorre con genitori, fratelli e sorelle. Ecco. E in caso di ai figli di fratelli e di sorelle. Però se io faccio testamento, questi soggetti li posso escludere totalmente, perché loro non sono legittimari. Legittimari solamente il coniuge. Quindi se io muoio senza figli, avendo un coniuge, mio legittimario è semplicemente il mio coniuge. Se ho i genitori, uh-huh, ma se non ci sono i genitori, solamente il coniuge, fratelli, sorelli, figli di fratelli e sorelle non possono dire nulla e quindi loro non hanno nessun diritto. Ecco, questo è bene chiarirlo, perché forse non tutti sanno se ho come fatto funziona. Testamento, se non ho fatto testamento invece loro ereditano. Ecco, benissimo. Grazie anche per questa precisazione. Adesso ci dobbiamo un attimo interrompere per lasciare la linea alla pubblicità, però vi chiederei se siete disponibili di rimanere ancora in collegamento con noi, così poi facciamo una chiusura ricordando ancora l'evento. Grazie, grazie mille. Allora ci ritroviamo tra poco. Adesso diamo la linea alla pubblicità. Rimanete con noi.
Eccoci, siamo ritornati in studio, abbiamo anche i nostri due ospiti in collegamento. Vorrei ricordare ancora una volta allora l'evento di venerdì 29 gennaio alle ore 17.30. Ecco qua la locandina, per chi vuole iscriversi ci si collega direttamente al link dal sito appunto dell'AISM. C'è la possibilità di chiedere gratuitamente la guida sui lasciti, ma giustamente appunto si approfondiranno le cose che ci ha già spiegato il notario taglio nel suo intervento poco fa. Invitiamo quindi tutti coloro che sono interessati ad approfondire di iscriversi. Non c'è limite alla partecipazione, giusto? No, non c'è limite alla partecipazione perché è online, ovviamente gratuito, quindi è anche importante per avere notizie proprio dai notai. Avete sentito il notaio Bono, che riesce sempre con parole molto semplici a dare delle spiegazioni importantissime, perché giustamente fare da sé a volte non va conviene, proprio bene. No. Non conviene. Io so che c'è anche il notaio Bono quella giornata, quindi sicuramente approfondirà gli argomenti che ha già accennato questa sera. Assolutamente sì. Io invito tutti ad iscriversi, a partecipare, a ricordare che aiutare le persone fragili aiuta anche noi stessi. Benissimo, grazie mille. Io mi volevo rifare a una parola che ho utilizzato prima proprio il notaio, dicendo che fare testamento è una scelta di libertà. E mi rifaccio anche allo slogan che voi avete utilizzato spesso per la settimana dei lasciti, che è fare testamento una scelta libera e di valore, perché ovviamente con il testamento e con i lasciti solidali si può fare la differenza e aiutare tante persone in difficoltà. Con questo esatto. Allora noi vi salutiamo, vi ringraziamo tantissimo per essere stati ospiti anche questa sera, nonostante appunto sia magari un pochino più difficile farlo in collegamento, però ci ha fatto veramente piacere e aspettiamo quindi di ritrovarvi venerdì prossimo, il 29, ci saremo anche io e Melelli collegati sicuramente. Siamo noi che ringraziamo voi, come ho detto prima, per averci ospitare sempre e spero la prossima volta in presenza. Assolutamente sì. Grazie ancora, salutiamo anche la notaio, buonasera. Buonasera. E a presto. Buonasera. Eccoci allora, adesso sicuramente è stato bello avere i nostri ospiti anche se in collegamento, perché è importante questo partnership tra FNP Piemonte e AISM. Abbiamo già in linea una telefonata, quindi sentiamo subito il nostro telespettatore. Pronto? Pronto? Forse non è ancora collegata la linea, vediamo. Mi dicono di sì, però io non sento. Pronto? No, evidentemente c'è qualche problema. Iniziamo allora a parlare dei RED. Sì. Perché i pensionati stanno ricevendo i modelli riferiti al 2018? Il problema è che ci sono tante persone che ce lo chiedono. La nostra risposta non può che essere: la Previdenza non ha letto la documentazione che i CAF hanno inviato all'INPS. Cioè la legge dice: se il cittadino fa nei mesi di maggio, giugno, luglio il 730, non dovrebbe essere coinvolto nella campagna RED. Ma se l'INPS non legge l'invio del 730 all'Agenzia delle Entrate, è chiaro che per l'INPS non esistono i redditi, per cui li manda a chiedere. E il 2018 si è verificato quella roba lì. L'INPS non è riuscita a leggere tutti i dati inviati dai CAF all'INPS per i 730 o all'agenzia, cioè all'INPS per i RED e all'Agenzia delle Entrate per i 730, per cui non avendo il reddito e dovendo regolarizzare la posizione pensionistica ha mandato i solleciti del 2018. Nessun problema, non ci si deve allarmare. No, abbiamo tempo fino al 28 febbraio per mandarvi i dati. Venite a trovarci negli uffici con i due pezzi di carta che sono arrivati più il documento d'identità dell'intestatario e il CAF vi fa tutto in 3 minuti. Per cui niente di apprensione,
non spaventatevi se ricevete sta lettera dell'INPS, niente di che, ecco. Benissimo, grazie Melelli per questo primo chiarimento. Adesso dovremmo avere la telefonata in linea. Sentiamo, pronto? Pronto? Eh no, evidentemente questa sera abbiamo qualche problema. Pronto? Eccoci! Buonasera, da dove ci chiama? Pronto? Sì, noi la sentiamo. Prego, faccia la sua domanda, poi può sentire la risposta dal televisore. Noi però la sentiamo, faccia la domanda, poi risponde, poi ascolta dal televisore. Come? Faccia pure la sua domanda. Dunque, io metto due badanti. A due badanti, no? Sì. Che però queste signore hanno tutte e due la pensione. Uno è un alto civile e l'altro pensione di 40 anni. Mette a posto come libretto, si possa, no? Mette a posto come contributi. Certo. Certo, sì sì, anzi è doveroso mettere in regola due signore. Sì, allora guardi, ascolti direttamente dal televisore, così vedrà che non avrà il problema di audio del telefono. Noi la salutiamo e diamo la parola a Melelli, che così risponde a lei, ma sicuramente è utile a tutti i nostri telespettatori. Vai Giorgio. È doveroso mettere in regola due signore che vengono a lavorare in casa. Primo, per la correttezza del rapporto, perché c'è un rapporto regolarizzato. Certo. Secondo, perché noi non abbiamo, non dimentichiamoci mai che molti infortuni avvengono nelle mura domestiche. Esatto, in casa. Per cui, se la domestica o la badante dovesse farsi male perché scivola, certo, mentre pulisce il pavimento o cade da una scala, diventano guai. E invece se la signora è in regola, i guai non ci sono. Per cui il consiglio è: libere o pensionate, l'iscrizione all'INPS come collaboratrici familiari è una cosa doverosa ma anche utile per evitare eventuali grane che potrebbero sorgere circa infortuni. E poi noi sappiamo che finito il rapporto di lavoro, se una non è stata messa in regola, molte volte viene dai sindacati e fa l'avvertenza al titolare della famiglia. Per cui è inutile rischiare, è meglio regolare prima, certo. Anche perché le cifre non sono enormi, Cioè, sono ragionevoli. Certo, i valori dei contributi non sono enormi, anche perché ci sono le cifre fisse, come paga oraria, 7-8 euro mi sembra. Certo, per tra l'altro proprio l'anno scorso è stato rinnovato il contratto, esatto, c'è un nuovo contratto con sono badanti. 8 euro, roba del genere. Per cui assolutamente sì, le mette in regola. E si può fare appunto anche se le signore hanno la pensione. Ecco, certo. Benissimo. Grazie Melelli, abbiamo già un'altra telefonata in linea, sentiamo. Pronto? Pronto? Da dove ci chiama? Da Torino. Prego, ci dica pure. Io volevo sapere come mai dalla Francia io ricevevo la pensione per mio marito che non c'è più. Sì. E da giugno me l'hanno fermata, come mai questo? E non ha ricevuto nessuna lettera? Niente, allora, perché di solito mandano la lettera per vedere se sono in vita. Infatti la Francia, esatto, per l'esistenza in vita mandano il foglio che bisogna compilare e rispedire in Francia. Ma l'anno scorso non è arrivato. Allora, il problema è questo qui. Lei è di Torino, per cui io le consiglio di andare a un patronato a Torino, fare la domanda che ha fatto a me. Ad esempio, io che sono di Alessandria, quando avevo un problema telefonavo a Chambéry. A Chambéry c'era un ragazzo che conoscevo e lui mi dava tutte le spiegazioni sulle pensioni francesi. Sicuramente anche qua a Torino ci saranno i collegamenti. È certo, per cui credo che una opportunità è quella di andare al patronato, fare la domanda che ha fatto a me e loro si metteranno in contatto con l'INAS, il nostro patronato,
con l'INAS francese. È l'unica cosa che le posso dire. Va bene. Io ne ho risolte tante, signora, per cui vada vedrà che anche lei riuscirà a trovare una risposta. Vada fiduciosa, sì. Sì. Grazie, la ringraziamo e la salutiamo. Prego, a lei, continui a seguirci. Grazie. Abbiamo già un'altra telefonata in linea. Pronto? Pronto? No, questa sera abbiamo qualche problema con i collegamenti telefonici, ma non importa, noi siamo qui, quindi appena riusciamo recuperiamo. Allora riprendo il problema dell'estero. Sì, prego. Il problema è noi come patronato della CISL siamo in tutte le parti del mondo, cioè dall'Uruguay al Brasile, agli Stati Uniti, in Europa siamo dappertutto, abbiamo convenzioni anche con degli stati del Nord Africa, eccetera. Per cui, care amiche e cari amici, se avete dei problemi con le pensioni estere, non scervellatevi a capire perché, chissà, non mi hanno mandato, eccetera. Vi rivolgete a noi. Noi, con un canale privilegiato, abbiamo i collegamenti con i nostri colleghi all'estero, della nazione interessata. E loro, in un tempo congruo, ci danno la risposta che noi giriamo a voi. Per cui anche per l'estero il patronato INAS della CISL è molto attrezzato. Fra l'altro, proprio perché oramai è tanti anni che lavoriamo al patronato, molte le conosciamo di persona. Per cui invece di fare l'email e chiedere, certo, si fa la telefonata, si telefona, senti, dimmi cos'è che è successo. E si può risolvere nell'immediato, esatto, diciamo, quasi. Per cui molte volte la risposta diventa immediata con il cittadino davanti. Ecco, Melelli, allora, la settimana scorsa abbiamo iniziato a fare un po' il punto sulle vari, sì, modi per andare in pensione, sì, nel 2021 e abbiamo ricordato soprattutto quelle misure un po' più straordinarie, esatto, diciamo così, l'opzione che sono donna, APE sociale e quota 100. Quota 100. Vogliamo invece ricordare i requisiti per le due forme più tradizionali, sì, che sono la pensione di vecchiaia e l'anzianità. Allora, la pensione di vecchiaia è 67 anni, minimo contributivo 20 anni. Benissimo, e questo vale per tutti, uomini, uomini e donne? Uomini e donna. Non ci sono i tre mesi, perché invece per la pensione anticipata, esatto, gli uomini 42 e 10 mesi, le donne 41 e 10 mesi, bisogna allungare il diritto di tre mesi, esatto, che è la finestrella che ha sostituito l'aspettativa di vita. Ecco, quindi per chi va in base ai contributi non ci sono limiti di età, ma c'è questa tre finestra. Mesi, c'è i tre. Mentre per la vecchiaia, 67 anni, meno male, non c'è la finestra dei tre mesi, per cui la pensione parte dal mese dopo il compimento dell'età. Fra l'altro, per la pensione di vecchiaia, se uno si dimentica di fare la domanda e la fa tre mesi dopo, non succede nulla, perché la pensione di vecchiaia parte sempre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età, per cui non perde nulla. Avrà gli arretrati quando... Esatto, prenderà tutti gli arretrati e non perde assolutamente. Mentre invece tutto. Per gli altri? Mentre per i 42-10 mesi... Bisogna stare attenti. Certo, parte dal mese dopo. Per cui se io la faccio tre mesi dopo, perdo tre mesi di pensione. Assolutamente, quindi bisogna fare attenzione alla tempistica perché è determinante. Come diceva il notaio, per chi ci ha seguiti nella prima parte... Non fare il fai da te. Rivolgersi ai professionisti, in questo, certo, caso al patronato, esatto, che può dare l'assistenza, esatto, necessaria. Che è la cosa fondamentale. Benissimo, allora proviamo a vedere se questa volta ci siamo con la telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Di Chiavena, buonasera. Sì, prego, faccia pure la sua domanda. Salvatore. Devo sentire per telefono o per televisione? Può fare la domanda e poi andare a sentire la risposta in televisione. Va prego, bene, ci dica. Volevo dei chiarimenti. Sì. Su che cosa? Sì, volevo chiedere. Io ho mia moglie che da aprile che è in pensione, no? Sì. Allora, gli hanno mandato la pensione all'ordo di quello che doveva prendere. E io prendevo le agevolazioni, perché avendo lei a carico prendevo di più, perché io sono anche pensionato, sì.
Allora, vabbè, questo qua fino a dicembre. Sì. Poi a dicembre c'era la tredicesima, ma tutto. Mi arriva una lettera dopo che mi hanno dato la pensione a tredicesima, che io ero in debito di 600 e qualcosa euro. Certo. E mi sarebbero decurtati tra dicembre e febbraio. Sì. Allora, a dicembre mi erano tolti qualcosa, io devo prendere qualcosa in più. A gennaio mi hanno dato di nuovo come se io ci avessi a carico la moglie. Come mi devo comportare? Grazie. No. Quella roba lì deve andare assolutamente a chiarirla. Deve andare al patronato che facciano due righe all'INPS specificando che la moglie non è più a carico, che lei giustamente ha accettato il debito che si era prodotto nel 2020, che però stranamente a gennaio non gli è stato recuperato. Deve assolutamente andare lei a comunicare all'INPS questa incongruenza. Lo deve fare lei, lo deve fare lei. Tramite il patronato si fa assistere. Sì. Io già la domanda l'avevo già fatta prima. Perfetto, però non è andata, non è andata in porto. Evidentemente c'è stato qualche intoppo. C'è stato qualche problema nel computer dell'INPS che trattenute a dicembre non è stato segnalato che tutta andava fatta a gennaio. Deve andare a dirlo al patronato dove ha fatto la domanda, che chiedano così, chissà quando si terranno indietro i soldi. Però lei onestamente deve dirlo, poi quando l'INPS li trattiene glieli trattiene. Il problema è che se no si va come? Lui dice che l'aveva già detto. C'è stato però un intoppo, quindi bisogna comunicarlo di nuovo. Deve ridirlo, esatto, per essere tranquillo e dormire tranquillo, ecco. Assolutamente. Ok? Ascolti il consiglio di Melelli, la salutiamo e la ringraziamo. Vediamo se abbiamo un'altra telefonata, sì, ok, proviamo. Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Da Torino, mi chiamo Andrea. Prego, ci dica. Vorrei sapere dal signor Merelli se il 27 pagheranno il reddito di cittadinanza. I requisiti? No, vuole sapere se verrà pagato il 27. Sì. Esatto. Il 27, allora, tra l'altro, attenzione. È a metà settimana questo mese, quindi. Lei ha rifatto l'ISEE? Sì, l'ho fatto, lo so, porterò domani. Perfetto. Allora, se uno rifà l'ISEE, l'INPS non ha motivo per sospendere il reddito di cittadinanza. Ecco perché noi stiamo lavorando pancia a terra per fare tutti gli ISEE di chi ha i redditi di cittadinanza, perché altrimenti il rischio qual è? È che il mese di gennaio viene saltato. Esatto, dottore. Per cui il problema è, se lei ha fatto l'ISEE, secondo me non dovrebbe avere nessun problema. Ecco, allora cogliamo l'occasione per ricordare proprio a tutti che chi ha il reddito, la pensione di cittadinanza, entro il 31 gennaio. Ho capito, signor Merelli, ci sentiamo più là. Ok, grazie, così ci darà conferma. Però adesso mi dà l'occasione per dire una cosa. Sì, tutte prego. Le cose che succedono, i modelli RED, tutto quello che arriva a casa alla gente, a un certo punto la previdenza allunga i termini. Perché la compressione di centinaia di migliaia di ISEE in 25 giorni, perché non consideriamo fino alla prima Befana, settimana, certo, no? Che determinino la cessazione del pagamento della reddito. Ci auguriamo proprio di no. Allora, il problema è, io credo che i nostri a Roma l'abbiano richiesto, almeno un prolungamento dei termini. Pagare gennaio comunque, e attendere l'ISEE entro febbraio. Vediamo, nel frattempo però la scadenza è il 31. Però adesso pancia a terra e facciamoli tutti, perché altrimenti poi la gente viene a trovarci dicendo non mi hanno versato il reddito di cittadinanza. Grazie Melelli, abbiamo ancora una telefonata, sentiamo. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Pronto, buonasera. Sì, prego, faccia pure la sua domanda. Mi chiamo Maria da Torino. Sì,
Sì. Allora, la mia domanda è, l'anno scorso a causa di una malattia invalidante sono stata licenziata e adesso ho cominciato a percepire la disoccupazione. Però i giorni scorsi dal CAF mi hanno fatto sapere che potrei fare anche la domanda per la pensione di malattia. Di invalidità. Giusto, perché io, allora, la commissione medica mi hanno detto che non è compatibile una con l'altra. Allora, il problema è... Potrei fare anche... Sì, adesso me lei le spiega quali allora, sono le condizioni. Lei è in NASPI, però non sta bene e ritiene di poter eventualmente fare domanda di assegno ordinario di invalidità. Lo può fare. Qual è il problema vero? È che la NASPI continuerà a percepirla. Quando arriverà l'assegno ordinario, lei dovrà decidere di optare o per la NASPI o per e questo in misura di che cosa? Del reddito. È vero, che però mi dà anche una, che la NASPI ha una fine. Esatto, mentre l'assegno non ce l'ha. Il problema è, io posso anche rinunciare all'assegno e poi, una volta finito, poi lì ci sono tanti calcoli, perché la NASPI dal quarto mese in avanti cala del 3%, per cui si arriva poi alla fine, che non è una grossa cifra, certo. Per cui io consiglio sempre... Visto che la signora probabilmente la sta già percependo da un anno. Io consiglio sempre di prendere l'assegno. Però si può fare. Quali sono però le condizioni? Una percentuale di invalidità? I 2/3. Ecco. Non c'è la percentuale. La legge dice che tu devi aver perso i 2/3 della capacità di lavoro. Per cui di lavoro cosa vuol dire? Che se io faccio l'impiegata in un ufficio, diventa difficile dire che ho dei problemi alla schiena. Mm-hmm. Perché... Se io faccio, a seconda del lavoro che si svolge... Se io faccio il muratore e dico che ho un problema alla schiena, è diverso. Allora, certo, sì, per sì. cui i 2/3 della capacità di lavoro. Uh-huh. Per cui, secondo me, alla signora che ci ha chiamato, faccia pure la domanda. Quindi anche qua si va al patronato INAS e poi sono loro. Bisogna andare dal medico, diamo il nome del certificato, compila il certificato, ce lo riporta con i documenti di identità e il patronato manda avanti la domanda. E la pratica è tutto. Se l'INPS respinge la domanda, il patronato ha anche il medico che può eventualmente ricorrere alla decisione dell'INPS di diniego della domanda. Ove ci siano appunto le condizioni certo, per certo, fare ricorso. Certo. Ecco, benissimo. Melelli, abbiamo ancora 2 minuti. Ci sono tante cose da ricordare, scegliamone una. Ma cosa... Nel senso che... Allora, una cosa... è un po' che non lo dico. Qualunque cosa vi passa per la testa, qualunque cosa sentite in televisione... Dubbio. Qualche dubbio che avete, qualunque cosa che leggete sui giornali, non fate pensieri voi e non agite secondo i vostri pensieri, ma venite a trovarci, ci fate piacere, ci teniamo compagnia vicendevolmente, venite da noi che vi spieghiamo cosa è successo. Sì, anche perché poi ci sono tutta una serie di prestazioni per cui se non si fa domanda... Sono i diritti inespressi, famosi diritti inespressi che... In Italia ce n'è ancora tanti che non riusciamo a captare, cioè di gente che avrebbe diritto a questo, quello, quell'altro. Ad alcune prestazioni, ma non lo sa. E noi non possiamo intervenire. Ecco, invece, magari venendo a se trovarci, se si pensa di essere in una condizione, oppure parla, se si ha qualche esigenza particolare, esatto. Si può andare a trovare i pensionati nei loro uffici. Ne abbiamo scoperte diverse. E capire esatto se c'è prestazione. Ad esempio, gli assegni familiari per se stessi, per gli invalidi civili, pensionate di riversibilità, di cui ogni tanto parliamo anche qua in trasmissione, questa roba qui c'è molta gente che non lo sa ancora, e allora quando vengono le figlie e si chiacchiera, abbiamo scoperto molte persone a cui siamo riusciti a dare 52 euro al mese, ecco, e sono 600 euro l'anno, certo, quindi per assolutamente cui, per cui venite importante. A trovarci, non abbiate paura, noi siamo a disposizione. Benissimo, grazie Melelli. Con questo purtroppo anche per questa sera il tempo a nostra disposizione è scaduto.
Non ci resta che ringraziarvi per averci seguito, ringraziare Melelli per le sue risposte e darvi appuntamento a martedì prossimo. Buona serata a tutti. Buonasera.